tappa B, oggi è una tappa mista, come stai? Ma spero bene, oggi è una tappa un po' incerta, potrebbe arrivare una fuga, potrebbero arrivare i pochi corridori, vediamo dove buttarci, anche in una fuga spero di, se ci fosse non mi tirerei indietro. Il tracciato comunque è favorevole alle tue caratteristiche, anche perché hai dimostrato che in salita riesci a tenere bene, anche sulla Betone ti abbiamo visto spesso con i primi fino quasi alla fine. Sì, dai, è una corsa esigente, non ci sono salite impossibili, quindi se la condizione sarà buona penso che potrò tenere duro e provare a dir la mia, vedremo. A Sesti di Levante sei andato vicino al successo, a Fiuggi ti sei piazzato, comunque sei una buona partenza. Sì, a Fiuggi c'è più a Fiuggi il rammarico che a Sesti di Levante, perché a Sesti di Levante è stata una volata, diciamo, perfetta, dove mi ha battuto un gran corridore ed è stato un testa a testa tra me e lui. A Fiuggi ho avuto un po' di problemi, sono rimasto chiuso contro le transenne, cioè non sono proprio riuscito a fare nemmeno la volata, quindi speriamo di rifarci, il giro è ancora lungo. La squadra è a tua disposizione per oggi? Sì, la squadra conta molto su di me, c'è anche Van de Valle che ieri ha dimostrato di andare molto forte, si è recuperato le forze di ieri, perché no, anche lui potrà essere davanti. Come si corre dopo 8 tappe a tutta? Si è stanchi, la stanchezza inizia a farsi sentire. Ma è così per tutti. La seconda settimana di giro presenta diverse tappe interessanti anche per le tue caratteristiche, ce n'è una in particolare che ti piace? Se non sbaglio, non l'ho ancora guardata bene, ma quella di Imola col circuito dei tre monti finali, quella lì è una tappa che penso che possa essere buona.